Ciao, la cucina di Guido oggi propone un bel primo piatto a base di pesce. Facciamo dei paccheri con scampi, mazzancolle e calamari. Andiamo subito con tutti gli ingredienti e con il procedimento. Questi sono gli ingredienti di oggi. Allora, dei bei calamari, belli freschi, già puliti, delle mazzancolle, dei scampetti, quelli piccoli, dei bei datterini, prezzemolo, aglio, peperoncino, dei bei paccheri rigati a trafila di bronzo, un buon olio d'oliva e del sale. Ok, andiamo subito con il procedimento. Allora, il primo procedimento che facciamo per questa ricetta, io vado a togliere tutte le teste degli scampi e li vado a mettere in un recipiente. Questo qua cosa mi serve? Mi serve per fare un bel brodetto con gli scarti che facciamo. Poi, in secondo momento, lo facciamo anche con le mazzancolle, vedete? Togliamo questo, che qua dentro c'è tutto il sapore che dà alla pasta. Togliamo il carapace. Vedete come si toglie? Una volta abbiamo tolto dall'inizio. Poi con un coltellino andiamo a incidere sulla schiena. Prendiamo il filetto che c'è all'interno, vedete? Una volta che si è tolto, ecco qua, questo è pronto. Il prossimo passaggio è questo qua. Prendiamo i calamari e io li taglio con una forbice così vengono tutti belli allineati. Potete tagliarli con un coltello. Li faccio tutti a rondelline. Prendiamo due ciuffettini, li tagliamo a metà perché non sono grandi. Ecco qua, abbiamo pulito tutto, gli scampetti, le mazzancolle e i calamari. Qui sono tutti gli scarti che adesso mettiamo in un pentolino con un po' d'aglio, due pomodorini, dei gambetti di prezzemolo e facciamo un bel fumetto, un bel brodetto. Allora, siccome siamo in due persone e un po' di più, io ho suddiviso, faccio con uno faccio i paccheri con questi qua e poi con questo faccio un po' di frittura, così io ottengo un primo e un secondo. Ok, andiamo avanti. In un pentolino mettiamo un goccio d'olio, mettiamo dei gambetti di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, due pomodorini. Facciamo insaporire un attimino, poi andiamo a metterci dentro tutti gli scarti che abbiamo pulito prima. Facciamo insaporire un attimino e poi mettiamo l'acqua. Abbiamo schiacciato bene tutte le teste, un bel litro di acqua così. E facciamo cuocere almeno una mezz'oretta. Guardate già che bel colore che ha preso. E questo è tutto sapore che noi aggiungiamo alla pasta. Ricordatevi, quando pulite il pesce, qualsiasi tipo di pesce, la schiena, la testa, la lisca centrale, fate sempre questo procedimento. Questo procedimento che vi verrà fuori un bel brodetto che servirà per mantecare la pasta. Ok, facciamo cuocere una mezz'oretta. Adesso tagliamo i pomodorini. Io cerco di usare sempre un datterino, perché secondo me è il migliore in assoluto. Il datterino è il pomodoro in primis nella cucina. Si può usare anche un datterino giallo, che in questo momento io sono sprovvisto, altrimenti avrei abbinato sia un datterino rosso che un datterino giallo. Mettiamo un filo d'olio. Ecco
e mettiamo lo spicchio d'aglio. L'aglio è ben rosolato, adesso andiamo a metterci dentro prima i calamari, perché il calamaro, diciamo, in questo caso di mazzancole e di scampi, diciamo, è l'unico che ha una cottura qualche minuto in più. Vedete tutti gli scarti che sta cuocendo da circa 20 minuti. Guardate che bel sughetto che sta arrivando. Ha tirato fuori tutto il sapore dal loro interno. Il calamaro si è insaporito un pochettino nell'olio. Adesso vado a togliere anche l'aglio, così non ci dimentichiamo. Potete sfumare anche con un po' di vino bianco, eh? Andiamo ad aggiungerci i peperini. Un pezzettino di peperoncino. Il prossimo passaggio, mettiamo gli scampetti. Qualcuno l'ho messo intero per fare dopo la decorazione al piatto. Mamma mia, che profumino! Vi garantisco che viene un pacchero eccezionale. Allora, il brodetto è cotto. Cosa facciamo adesso? Andiamo a filtrare con un bel passino stretto. Questo è il risultato che viene dopo aver fatto cuocere tutti gli scarti, e questo qua è oro. E per ultimo andiamo a completare il nostro piatto con le mazzancole. Io le ho tagliate a metà perché erano abbastanza grandi. Ecco qua. Vado a salare un pochettino, poi dopo assaggio. Ci vado ad allungare un bel mestolo di questo nostro brodetto. Vedetemi. Facciamo asciugare un pochettino. E poi mettiamo la pasta. L'acqua sta bollendo, già salata, andiamo a metterci i paccheri. Allora, questo tipo di pacchero ha una cottura di circa 15 minuti. Io andrò a toglierlo 3-4 minuti prima per farlo bene amalgamare nel sughetto. La pasta è pronta. Io vado ad aggiungere un po' di elisir di prima che abbiamo estratto dai gusci. Mettiamo la pasta. Un'ammassatina di prezzemolo. E facciamo mantecare bene. I paccheri sono pronti per gustarli. Ultima saltatina. Mamma mia, guardate qua. Guardate qua che bella cremina che è venuto. Andiamo a impiattare. Facciamo una bella spruzzatina di prezzemolo. Ecco qua. Anche oggi il nostro piatto è pronto. Adesso non ci resta che assaggiarlo. Il nostro piatto è pronto. E questo è il risultato. Guardate qua. I nostri paccheri pronti per l'assaggio. Che dite? Io vado ad assaggiare. Prendiamo un pacchero e un calamaro. Mamma mia, scotta.
Buono, buono, buono. E come era tanto, ho fatto anche un buon secondo. Ho fatto una frittura, quindi ho approfittato dell'abbondanza, ho suddiviso, ho fatto un primo e un secondo. Questo è un piatto che non c'è bisogno di farlo soltanto di domenica, ma si può fare qualsiasi giorno della settimana. Ho cercato di trovare il fornitore che vi vende il pesce fresco. Ok, se vi piace questa mia ricetta di oggi, nonostante siano due, però la ricetta principale era il pacchero con scampi, mazzancolle e calamaro. Se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo perché me lo merito o no? Che dite voi? Se me lo merito, iscrivetevi al mio canale. Mettete un bel like alla cucina di Guido. Cosa vi devo dire? Fate questa ricetta perché veramente è soddisfacente, gustosa e a portata di tutti. Molto facile e molto gustosa, ok? Mi raccomando, non dimenticate di accendere la campanella su in alto, altrimenti non siete aggiornati. Io adesso mi vado a gustare questo piatto. Ci vediamo alla prossima e ciao!